Salve a tutti carissimi amici scacchisti e bentornati in Dynamic Chess. Per la rubrica dalla teoria alla pratica, oggi non vi porto una mia partita giocata dal vivo, ma bensì una partita giocata online da 5 minuti più 3 secondi per mossa, un'amichevole contro niente poco di meno, ragazzi, che un maestro internazionale. Non posso rivelare la sua identità in quanto non mi ha dato il consenso, ma dico solo che ha un punteggio Elo Fide di 2400 e passa, e online ha un punteggio di 2703. È stata una partita incredibile, una partita di allenamento, e ho deciso di condividerla con voi. Peccato che non posso, ragazzi, rivelarvi la sua identità, però la partita è comunque pubblica, quindi se volete fare le vostre ricerche, fatele voi. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, date un mega supporto al mio canale, basta cliccare qui sotto sul pulsantino iscriviti, seguitemi sui miei altri social, e detto ciò, iniziamo! Siamo pronti, avevo bianca pro con E4, lui va per la difesa francese e niente gambetti questa volta, avevo voluto giocare in maniera seria anche perché era una partita di allenamento, quindi D4, D5, cavallo C3, alfiere B4, variante Winauer, e gioco la variante di cambio ritardata. Lui decide di non prendere di pedone, che è di gran lunga la scelta migliore, ma bensì di donna. La donna qui è un po' mal piazzata perché quando io schioderò il mio cavallo dovrà perdere un tempo o comunque cedere la coppia degli alfieri. Ma solitamente il nero in questa linea è sempre felice di cedere la sua coppia degli alfieri per crearmi una debolezza. E io gioco cavallo F3, mossa di sviluppo, cavallo F6, alfiere in D3, B6, con la chiara intenzione ovviamente di voler cambiare il suo alfiere cattivo, l'alfiere campo chiaro, chiuso dentro la sua catena pedonale, per il mio alfiere buono, che invece è un ottimo alfiere che punta su questa diagonale dove lui probabilmente arroccherà. A questo punto io però decido di portarmi avanti con lo sviluppo, arrocco corto. Alfiere per C3, ovviamente la donna adesso era sotto attacco, B per C3, alfiere in A6, e il nero ha ottenuto il suo scopo di cambiare il suo alfiere cattivo per il mio alfiere buono. Però questo gli costerà dei tempi. Alfiere per A6, cavallo per A6, il suo cavallo è mal piazzato qui in A6, ha un po' di difficoltà anche a entrare in gioco. E dopo che io lo attacco, io gioco donna E2, probabilmente donna D3 sarebbe stata anche più precisa. La donna forse qui gioca meglio rispetto a N2. Il cavallo deve tornare indietro, difenderlo con donna 5 è un'opzione. Probabilmente, ecco, da E2 la donna non difende C3, quindi magari, ecco, in un futuro avrei dovuto perdere questo tempo. Però la donna sarebbe stata legata alla difesa di un cavallo che è comunque mal piazzato qui, quindi non può fare assolutamente nulla. Di conseguenza lui ritorna indietro. Gioco alfiere 3, questa forse non è delle più precise, io potevo ritenermi soddisfattissimo dell'apertura e avrei potuto conquistare il centro con C4, donna E4, donna D2, arrocco corto, torre E1, donna C6, cavallo E5, posizione veramente ottimale per me, con tutti i pezzi ben piazzati. È vero, ho i pedoni doppiati, però ho un ottimo compenso grazie al controllo del centro, pezzi meglio sviluppati e un cavallo veramente forte. Però gioco alfiere 3 per evitare che lui potesse arroccare. Ecco, qui vedete la differenza tra non aver portato la donna in D3 e averla messa in E2. Avrebbe potuto giocare in questa occasione donna 5, attaccando doppio praticamente alfiere e cavallo. E su donna, su alfiere B4, donna 4, poi potrebbe arrivare una fastidiosa A5. Di conseguenza questo alfiere rimarrebbe quasi senza case. Sarebbe stato meglio giocare a questo punto alfiere B2, ammettendo di aver perso semplicemente un tempo. E qui lui adesso potrebbe arroccare tranquillamente con posizione equilibrata. Quindi la mia alfiere 3, che sembrava carina, in realtà non lo è. Loro gioca cavallo BD7. A questo punto ne approfitto, gioco C4 e gioca donna E4 proponendo il cambio delle donne, che io rifiuto giocando donna D2. Potevo portarmi avanti con lo sviluppo con torre FN1. Torre per C5, D5, con veramente una posizione molto molto attiva per me. Invece lui, io gioco donna D2, evito il cambio delle donne, ho detto comunque porterò avanti in gioco i miei pezzi con guadagno di tempo. E lui qui avrebbe potuto giocare C5, chiudendo questa diagonale per prepararsi poi magari all'arrocco, dove sarebbe seguita un torre FN1, donna in B7, con posizione comunque veramente buona per me. Ancora una volta qua D5, approfittando di questa inchiodatura, sarebbe stata una buona occasione per me per andare in vantaggio comunque. Però lui gioca arrocco lungo, che sembra mettere al sicuro il pepore, però in realtà
sono io quello che posso attaccare, no? Il mio pedone in C è già vicino alla sacca catena pedonale. Una volta che porto via questo mio alfiere, posso spingere il mio pedone a 5, fino a 5, attaccando anche una volta il suo arrocco un po' indebolito. Io porto in gioco la mia torre. E qui lui gioca donna C6. Il motore vuole più precisa un donna F5, C5, cavallo D5, alfiere C1, con l'idea appunto di spingere il pedone. Ancora una volta, vantaggio comunque bianco. Donna C6. E qui è incredibile, ricordo che è una partita blitz. E probabilmente lui stava giocando anche un po' sottotono, sottovalutandomi. Giustamente avevo 700 punti in meno su punteggio online e anche volendo sulla realtà, quindi ci sta pure che mi sottovaluta. E stava giocando probabilmente anche per testare un po' le mie capacità, quindi sicuramente giocando un po' sottotono. Qui cavallo G5, non ho visto che guadagnava il pedone F7, praticamente forzata perché la casa F8 per difenderlo è controllata dal mio alfiere. E niente, poi dopodiché il mio cavallo comunque rientrava in gioco, non ci sarebbero stati problemi. Quindi cavallo G5, guadagniamo un pedone netto e sarei andato in vantaggio completo. Invece gioco donna C3, difendo il suo pedone qui in C4 e adesso lui probabilmente ha paura di questa cavallo G5, aveva visto che era un'occasione per me prima di andare in vantaggio e me la evita con H6, quando in realtà poteva evitare cavallo G5 anche con cavallo in E4, guadagnando un tempo. E donna B3 e torre HN8. Il cavallo in linea 4 è molto molto forte, non posso scacciarlo e di conseguenza veramente sarebbe stata una buona occasione per lui per rimettere un pochettino a pari la posizione. Invece gioca H6 e qui io gioco torre NB1, donna D3 probabilmente con l'idea di spingere in C5, entrare in A6 sarebbe potuto essere una buona opzione per cercare di attaccare. Invece gioco torre NB1 e lui qui con G5 già avrebbe potuto cercare un contrattacco, no? Abbiamo gli arrocchi dei reggiani, lui deve attaccare da questa parte, quindi G5, G4, H5, H4 e attaccare sul lato di re sarebbe stato molto più aggressivo. Comunque la mia idea di donna D3, C5, spostare questo alfiere, attaccare sull'ala di re, sull'ala di donna dove è posizionato il suo re sarebbe stata anche per me molto buona. Gioca torre D in E8. Io gioco cavallo in E5 e questo è considerato un errore. Sì, devo giocare per forza, diciamo, adesso donna di 3. L'idea giusta era questa qui, ragazzi. Cosa che io non ho pensato, sinceramente. Cavallo E5 mi è sembrata una mossa logica perché dopo cavallo per, torre per, la spinta C5 l'avrei sostenuta con la torre. Ovviamente in caso di cattura potevo prendere di torre e avere un fortissimo attacco. Comunque mi ritenevo molto soddisfatto di questa posizione. In realtà è meno promettente di quello che sembra adesso. Con donna di 3 sembrava essere molto più forte. E lui gioca G5. Qui poteva approfittare di questa inchiodatura giocando cavallo D5. Cavallo D5 attaccava la mia donna. Adesso la donna si doveva spostare, ad esempio donna D3. E il cavallo poteva saltare qui in F4, creando un po' di comunque di fastidio, no? Scacciandomi poi la torre. Quindi sarebbe stata comunque una buona idea questa di cavallo D5 approfittando di questa inchiodatura. Invece lui, ovviamente, penso, istintivamente avrei giocato anch'io lo stesso. G5 si porta all'attacco. Donna B3, cerco di portare la mia donna in gioco. Però ripeto, probabilmente qui in D3 sarebbe stata più attiva. Invece in B3 fa veramente poco perché non può entrare da nessuna parte. Cavallo in E4. E qui, che voi ci credete ancora, donna D3 sarebbe stata sempre l'idea probabilmente migliore. La casa di D3 non l'ho proprio mai considerata, purtroppo. C5 con questa idea di entrare qua era molto molto forte. Invece io gioco donna B4, che non ha veramente alcun senso, ma ovviamente volevo togliermi da questo doppio. Volevo togliermi da questo doppio e ho pensato solamente a spostare la donna, non vedendo che F6 sarebbe stata veramente devastante. F6 potevo salvare la torre solo con D5, e per D5, torre per D5. E dopo cavallo D6 non ho più controgioco, non ho più il sostegno della spinta C5, ho una struttura pedonale veramente pessima e lui adesso invece ha tutto il gioco che vuole sull'ala di re. Una posizione che sarebbe stata veramente molto molto forte per lui. Ma non gioca F6, incredibile, non vede questa idea, bensì gioca G4. G4, io qui probabilmente dovevo salvare un po' la mia torre da questa minaccia di F6, giocando torre in E1, attaccando questo cavallo, in modo tale che o lo difende con F5 e non ho più problema di F6, o sposta il cavallo, cavallo F6, e posso spostare poi la mia torre, non avrà più il problema di rimanere incastrata. Invece gioco C5. C5, adesso lui ne approfitta, gioca subito F6. Qua mi rendo conto che la mia torre non ha case. Ho provato a valutare qualche sacrificio, ma non ho visto nulla. Ho provato a valutare
questa presa, sperando che magari potesse catturare la torre, e poi prendevo qui in A7, minacciando, no, donna B8 o qualcosa, forse neanche funziona. Alla fine no, non trovo nessun sacrificio, sposto la mia torre giustamente. F5 da parte sua, adesso il suo attacco diventa veramente forte. Per me la situazione si sta facendo difficile, peccato perché avevo iniziato veramente in maniera ottimale. Purtroppo ho sprecato l'occasione contro questo maestro internazionale. C per B6, A per B6, C4. Io ormai tento il tutto per tutto, cerco di creare un attacco. Ma se lui avesse giocato Re B7... probabilmente non avevo più nulla. C5, cavallo F6, attacca la mia torre, torre H4, cavallo D5, attacca la mia donna. Non ho niente, non ho un attacco in questa posizione. Non ho nessun attacco, il suo cavallo sulla casa chiara. Io sono debolissimo sulle case chiare perché non ho l'alfiere campo chiaro. Con questo alfiere che qui non fa veramente nulla, sarei stata una posizione veramente pessima. Lui gioca però cavallo G5, dandomi l'opportunità di avere adesso finalmente controgioco con C5. E adesso la posizione si fa interessante perché comunque posso aprire la colonna C e qui adesso la presa in C5 sembra veramente una forte minaccia. A per B5, torre C1, c'è questa inchiodatura. Cosa che invece prima non ci sarebbe stata con il re B7. E, però comunque rimane la presa in C5 la mossa migliore, no? C per C5, D per C5, E5, dove lui comunque sta continuando ad attaccare. Ho un po' di controgioco, ma la posizione può essere reggibile per... il nero in questa posizione. Io qui credo che lui abbia avuto un mouse slip, ovvero gli sia veramente scivolato il mouse, perché la mossa ovvia per me è la presa in C5, invece spinge in B5. E questo gli compromette la partita, perché ovviamente il pedone è in presa. Quindi io sono abbastanza sicuro, devo essere sincero, non me lo ha ammesso lui, non me lo ha ammesso, ma mi sembra evidente che sia stato un mouse slip. Donna per B5, donna per B5, torre per B5, re in D7. E qui mi faccio sfuggire, trovo la buona idea, ma con l'ordine di mossa sbagliato. Ovvero, la mia torre qui gioca veramente male e l'unico modo per provare a farla rientrare in gioco è H3. Quando prende, prendo e magari ho pensato io di giocare torre H4, torre F4, torre qua, in qualche modo magari scappare, non da questa parte. In realtà questo è un modo sbagliato perché appunto... è molto lenta come manovra, torre H4, torre F4, tra l'altro la casa F3 al momento non è neanche disponibile, quindi avrei dovuto giocare alfiere in C1 minacciando la presa, attaccando questo pedone, questo cavallo due volte, e dopo cavallo F7 ad esempio H3 adesso. G per H3 posso riprendere di torre, la mia torre in gioco, e qui sono con un pedone in più in vantaggio. Invece gioco subito H3, dove se lui avesse, lui gioca RC6, se avesse preso dovevo prendere di pedone... e cavallo F3 scacco per esempio, re in G2, adesso re C6, forse sarebbe stato un po' meglio per lui, avrebbe creato queste case deboli, la mia torre è ancora fuori il gioco. Comunque lui invece gioca prima re C6, vabbè, torre B3, e adesso momento chiave, perché se lui avesse preso qui in H3, rientrando un po' nella variante di prima, G per H3 con la mia torre fuori gioco, avrebbe avuto compenso. Ad esempio qua torre A8 e il mio alfiere rimaneva pure inchiodato su questo pedone. Posizione molto passiva per me, molto molto passiva, quindi sarebbe stato interessante. Potevo salvare il mio alfiere in C1, la presa adesso non va bene perché il cavallo G5 rimanerebbe in presa in quanto la torre è sospesa, però diciamo che il nero se la può cavare, sempre perché ho una torre praticamente che non gioca. Invece lui, ricordiamo che è una partita blitz, gioca re D5. Re D5 dandomi l'opportunità a me di prendere in G4. E qui lui forse, non so, non vuole prendere in G4 perché si rende conto che alfiere C1 avrebbe attaccato malamente questo cavallo inchiodato, torre HN8, torre G3 e qui cade il pedone G, veramente una posizione nettamente vinta per me. Gioca F4, io gioco alfiere B2, torre in A8 e dopo torre A8 dovevo ancora valutare l'opzione di attaccare questo pedone con alfiere in C1. Alfiere C1 sarebbe stata molto forte perché il mio alfiere adesso... attacca questo pedone, su eventuale torre per, ho sempre alfiere per F4, e sull'eventuale torre qua potevo cambiare le torri e poi andare a prendere in F4. Composizione nettamente vinta per me. Non gioco invece alfiere C1, gioco A3 salvando questo pedone, non vedendo che torre H in B8 è una mossa molto molto forte, perché dopo un eventuale cambio, per esempio torre per B8, torre per B8, io non ho la casa F4, quindi... il mio alfiere rimarrebbe senza case e beh, forse ancora qui in C3 torre B1 scacco,
comunque lui rimane attivo, anche se potevo salvarmi in questa occasione con torre per H6, molto bella. Torre per H6, torre per B2, torre in H5, il cavallo rimane inchiodato, riguadagno il pezzo, composizione buona. Tuttavia non vedo torre per B8 perché appunto il mio alfiere non mi piaceva dove sarebbe andato e gioco torre in B4. Però questa, dopo torre per B4, per B4, torre in A2, veramente diventa una posizione molto complicata da difendere per me. Ovviamente non posso giocare alfiere C1 per torre A1. Gioco istintivamente alfiere C3. Ovviamente era l'unica casa rimasta, non vedendo che ancora una volta torre per H6, con l'idea torre per B2, torre H5, riprendendo il pezzo, sarebbe stata una buona occasione. Invece addirittura dopo alfiere in C3, qui lui con Re C4 sarebbe potuto nuovamente andare in vantaggio. Il mio alfiere non a casa. E su alfiere 1, che sembra l'unica, torre 1, Re F1, F3, è il nero che praticamente va in nettissimo vantaggio, perché ovviamente se dovessi prendere cavallo per F3 il mio alfiere rimane inchiodato e va perso. Torre per H6, torre per 1 è un ottimo sacrificio. Presa, e dopo la presa qui non ho modo per evitare la promozione. Non gioca però Re C4, incredibile ma vero, gioca torre in C2. A questo punto alfiere 1, torre C1, Re F1. Qual è la grande differenza? La grande differenza è che la torre si trova sulla casa C1, quindi lui ha visto l'idea giusta, ma in C1 vedremo che è un po' meno precisa. Io qui gioco... lui gioca Re 4, incredibile. La partita sarebbe stata ancora pari con E5. D per 5, F3 con la stessa idea di prima, solo che adesso dopo E6, Re per E6, prendo in H6 con scacco e ho un po' il tempo per salvare salvarmi da questa posizione. Sì, ok, probabilmente perdo l'alfiere dopo cavallo per 1, però torre per H1, ecco qua, posso riprendermi il pezzo perché la torre rimane inchiodata. E probabilmente è pari in questa posizione, torre per C1, non posso prendere perché c'è l'infilata, quindi devo giocare il Re 3, con un pezzo in meno, però con un solo pedone posso pareggiare questo finale. Invece lui gioca Re 4, io avrei potuto giocare la semplice F3, Re per D4, torre per H6, posizione stravinta per me. Stravinta perché salvo il mio alfiere, ho un pedone passato e questo pedone debole. Una volta gioco torre G6 il cavallo si sposta e perde un altro pedone. Ma gioco subito torre per H6, che è comunque buona. F3. E qui la grande beffa, perché dopo G per F3, Re per F3. Lui non pensava di poter prendere di cavallo andandomi a mangiare l'alfiere, ma ovviamente sarebbe caduto il suo pedone in E6 difendendo il mio alfiere con posizione vinta. Ed è qui che dopo torre G6, che è un'occasione persa tra l'altro, io qui avrei dovuto giocare torre F6 scacco, Re 4, Re in E2, salvando il mio re con posizione vinta con tre pedoni di vantaggio. Sarebbe stato facile. Invece gioco torre G6, che vuole attaccare questo cavallo, ma gli avrebbe dato l'occasione di giocare cavallo E4. Cavallo E4 però perde E6, e dopo cavallo D2 la partita sarebbe stata pari. Pari perché dopo Re G1 c'è cavallo E4, minaccia di nuovamente il mio alfiere, e se lo difendo c'è il perpetuo. E se non lo difendo con torre per E4, re per E4, re F1, ho la qualità in meno, però lo posso pareggiare perché comunque ho tanti pedoni. Cavallo E4 sarebbe stata un'ottima occasione per lui per pareggiare, invece, incredibile davvero ragazzi, aveva anche un po' di tempo lì qua, aveva un minuto e mezzo, io invece avevo pochi secondi, 30, 20 secondi, meno di 30 secondi, lui gioca incredibile re per G4. Dopo re per G4, re in E2 ragazzi, costringono praticamente non ha ancora abbandonato, ma lo costringono praticamente ad abbandonare, perché lui qua ci pensa tantissimo, poi si rende conto che la partita non è persa, gioca Re F5 facilissimo, spero che tutti quanti voi l'abbiate vista, torre per G5 scacco. Ovviamente sulla presa c'è il doppio, guadagno un pezzo e vinco la partita. Lui gioca Re 4, alfiere D2, torre C2, torre G4 scacco, Re D5, Re D3 e abbandona. Incredibile ragazzi, la mia più grande vittoria di prestigio contro un avversario così forte. Ovviamente si parla di una partita blitz, partita dove si possono commettere errori. Sono sicuro che c'è stato un mouse slip da parte sua che lo avrà anche condizionato a livello psicologico, però poi aveva ripresa la partita e di conseguenza sono riuscito io a vincerla in una situazione comunque non facile. Sono molto soddisfatto di questa vittoria. E nonostante lui non mi abbia dato il consenso di rivelare il suo nome, lo ringrazio per questa esperienza. Noi ci diamo appuntamento alla prossima, ragazzi, non dimenticate il mega like. Grazie a tutti per la visione, un saluto a tutti, ciao.